L'Associazione Calcio Rinascita Messina, comunemente nota come Messina, è una delle squadre di calcio più storiche della Sicilia, fondata nel 1900. La storia del club è caratterizzata da momenti di gloria alternati a periodi di difficoltà, ma è stata comunque significativa nel panorama calcistico italiano, soprattutto a livello locale. Il club fu fondato all'inizio del XX secolo come Messina Football Club e sin dai primi anni prese parte ai campionati regionali e nazionali. Negli anni 50 il Messina iniziò a distinguersi nel calcio italiano grazie a una serie di promozioni che lo portarono a raggiungere la Serie B. Nel 63-64 il Messina riuscì a centrare uno dei risultati più prestigiosi della sua storia, la promozione in Serie A, il massimo campionato italiano. La squadra, guidata da un gruppo di giocatori forti e motivati, riuscì a disputare il campionato di Serie A per 2 stagioni consecutive. Il risultato più importante di quel periodo fu la vittoria contro l'Inter, che all'epoca era una delle squadre più forti al mondo. Quell'Inter avrebbe vinto la Coppa dei Campioni, rendendo la vittoria di Messina ancora più straordinaria. Dopo il suo periodo in Serie A, il Messina attraversò un lungo periodo di declino, che culminò con la scomparsa temporanea del club. Negli anni 90, tuttavia, il calcio non scomparve, e grazie alle passioni e all'impegno di tifosi e dirigenti, il Messina fu rifondato più volte, fino a riconquistare pian piano categorie più alte. Il momento di massimo splendore moderno per il Messina arrivò negli anni 2000, quando la squadra tornò a giocare in Serie A. Attualmente il Messina si trova in Serie C, gioca le sue partite casalinghe allo stadio San Filippo Franco Scoglio. Può ospitare circa 38.000 persone. La squadra sta attraversando una stagione complessa. Si trova nelle ultime posizioni della classifica e purtroppo ha collezionato pochi punti finora. Recentemente ha pareggiato 0-0 contro il Benevento, un risultato che non ha modificato significativamente la sua situazione di classifica. La squadra è allenata da Giacomo Modica, che ha il compito di risalire la classifica e migliorare la continuità delle prestazioni per cercare di evitare la retrocessione. Salvatore Schillaci, nato a Palermo nel 1964, iniziò la sua carriera professionistica con il Messina, segnando 61 gol in 219 partite. Le sue prestazioni con il Messina lo portarono alla Juventus, dove vinse una Coppa Italia e una Coppa UEFA. Schillaci raggiunse l'apice della sua carriera durante l'Italia del 90, dove divenne la rivelazione del torneo, guidando l'Italia al terzo posto. Il suo carisma e i suoi gol lo resero un simbolo del calcio italiano di quell'epoca. Purtroppo Totò Schillaci è venuto a mancare il 18 settembre di quest'anno. La sua morte ha colpito profondamente il mondo sportivo e tutti coloro che lo ricordavano per le sue prestazioni indimenticabili ai mondiali del 90, dove divenne capocannoniere e conquistò il cuore degli italiani. Schillaci è stato un simbolo delle notti magiche e un esempio di passione e dedizione. Oltre a essere stato un calciatore di successo, ha trasmesso il suo amore per lo sport ai giovani della sua scuola calcio, insegnando loro il valore del sacrificio e della passione.